Buongiorno, oggi è martedì 13 luglio e questo è Vangelo Daily, perché una giornata col Vangelo per noi ha più senso. Buon ascolto! Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, versetti 20-24. In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi predici, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin. Guai a te, Betsaida. Perché se Tiro e a Sidone fossero venuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero venuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Parola del Signore. L'attività di Gesù è giunta a un punto cruciale. Il popolo di Israele, che attendeva il Messia, non riconosce in lui il definitivo inviato di Dio. Le città in cui Gesù ha compiuto miracoli e segni si chiudono, lo rifiutano anziché convertirsi. E Gesù non può far altro che constatare l'incredulità di queste persone. La sua invettiva segna l'inizio di quel conflitto che lo condurrà alla morte. Ci sono momenti in cui ci troviamo ad invidiare le persone che hanno avuto la fortuna di vedere Gesù in carne ed ossa, di vedere i suoi miracoli, di ascoltare le sue parole. Per loro, pensiamo, è stato più facile credere in Gesù. Ma il Vangelo di oggi ci mette in guardia davanti a questa idea. Non sempre il semplice vedere conduce ad aprirsi a Gesù. Ascoltare ed accogliere il Vangelo può aprire la strada, stimolare domande, ma può anche condurre il cuore all'indurimento. Perché Gesù non ci chiede un'adesione superficiale, chiede che le nostre priorità siano le sue. E quando si tocca ciò che noi pensiamo essere le verità assolute, come l'identità culturale o le conquiste economiche, allora capiamo già a chi sono rivolte le parole del Vangelo di oggi. Grazie per aver meditato insieme. A domani.